Hai appena accolto un cucciolo in casa e non sai cosa fare, non ti ascolta, ti morde le mani in continuazione, ti fa la pipì in casa, non ti vuole ascoltare minimamente e non sai più cosa fare. Fermati, la primissima cosa da fare è conoscere ed applicare ovviamente la psicologia e la comunicazione canina. Ma ancora prima di questo, tu devi fare una cosa molto importante. Pensare a un concetto talmente semplice e banale che ti porta a comprendere una cosa fondamentale. Io ora sto stuzzicando la mia piccola apposta, proprio per farti vedere alcune cose che non ti spiegherò perché le spiego all'interno del mio videocorso, ma te le spiego con i fatti. Ok? Io ora la sto coccolando, sto interagendo con lei. Perché il mio obiettivo è quello di stuzzicarla e farle mordere le mani e farti vedere, ok? La cosa importante che ti volevo dire è questa. Quando un cane arriva in casa tua, la cosa importante che devi fare è proprio quella di pensare che il cane è nuovo in quel contesto, è appena arrivato, non conosce niente, non conosce te, non conosce assolutamente nulla di tutto ciò che gli sta intorno. E quindi devi dargli prima di tutto il tempo necessario per potersi ambientare, ovvio, perché non ti conosce. Seconda cosa, proprio perché non ti conosce, perché ti dovrebbe obbedire? Perché dovrebbe ascoltarti? Se tu non sei in grado di ascoltare il tuo cane, di ascoltare le esigenze. Ricordati che il cane è un cane e si comporta in modo diverso da noi proprio perché ha esigenze diverse e tu queste esigenze le devi conoscere perché altrimenti sarai solo un proprietario egoista che ha deciso di prendere il cane per sopperire alcune carenze e non ha voglia di impegnarsi. E questo te lo dico proprio in modo così diretto perché è importante che tu lo sappia. Perché non puoi avere un rapporto con il cane se non conosci la sua natura, se non conosci la sua psicologia, la sua comunicazione. Come puoi pensare che lui ti ubbidisca? Ma chi sei tu? Come fai a essere così arrogante da pensare che solo perché tu hai deciso di portarti un cane a casa lui ti deve ubbidire? Ma chi sei tu per farlo? Tu non sei nessuno, come non sono nessuno io. L'unico modo che hai è di metterti nei suoi panni, di entrare in empatia, di capire ciò che lui ha bisogno, ciò che lui ti comunica. Questo è l'unico modo che hai. Gli devi dare tempo, devi conoscere la sua psicologia, la sua comunicazione canina, devi applicarla giorno dopo giorno per poterla rendere tranquilla e serena. E l'hai visto tu stesso con i miei occhi, con i tuoi occhi, scusami, l'hai visto che è qui con me e non l'ho sgridata, non mi sono arrabbiato, ho parlato con te, l'ho stuzzicata e l'ho calmata. Ovviamente so come farlo, ovviamente applico la psicologia e la comunicazione giusta, ovviamente è il mio mestiere, ma quello che faccio è insegnare anche a te ad avere lo stesso rapporto che ho con i miei cani e anche con la mia cucciola. È vero. Non è arrivata da zero perché è nata in questa casa e vissuta in questa casa da sempre. Tuttavia, lo puoi fare con qualsiasi altro cane. L'importante è conoscere la psicologia e la comunicazione canina, dargli tempo e modo di comprendere chi sei, di fidarsi di te. Ma tu, se non ti fidi di qualcuno, fai ciò che ti dice. Lo fai solo se vieni pagato e magari lo fai anche controvoglia, perché al lavoro capita questo. Ma tolto il lavoro, tu faresti qualcosa che ti dice qualcuno di cui tu non ti fidi? Non penso. Ecco allora perché il cane lo deve fare. Ragiona su questo concetto e se vorrai davvero rispettare il tuo cane e creare il rapporto che desideri con lui, io ti consiglio di conoscere la psicologia e la comunicazione canina. E nel link che trovi qui sotto nei commenti puoi arrivare a conoscere la psicologia e la comunicazione canina tramite il mio corso e tramite ciò che insegno per poter creare il rapporto che hai sempre desiderato con il tuo cane. Io ti mando un abbraccio, dammi
dare una coppola affettuosa al tuo cane da parte mia. Ci vediamo nei prossimi video. Condividilo, commenta, metti un like, iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato e se invece vuoi fare quel passo in più, qui sotto hai il link per entrare nel mio percorso di educazione online e poter ricevere le competenze necessarie per poterti vivere il cane che hai sempre desiderato, proprio come hanno fatto più di 3.800 persone. Un saluto e un abbraccio. Ciao da Cristian.